Ehi hey, gente, questo è Vio, do il benvenuto sul canale con l'inizio di una nuovissima serie. Oggi inizieremo niente po' di meno che House of Ashes, gioco per la PS5 che porto solo come introduzione per la serie The Dark Anthology, una serie per la quale uscirà un nuovo capitolo a breve, suppongo come tutti gli altri anni tra ottobre e novembre, anche se la data non è ancora stata annunciata dalla Supermassive Games. Allora, qualcuno di voi avrà visto anche il gameplay di Devil in Me alla Gamescom, comunque adesso su YouTube stanno girando abbastanza i trailer del gioco, e non vedo l'ora che esca, però adesso ci accontenteremo di House of Ashes, l'ultimo capitolo che è uscito per l'appunto l'anno scorso, se non sbaglio. Avvia la partita di House of Ashes, accetto tutto quello che vuoi, basta che mi fai giocare. Salta, accetto, salta, accetto, salta, accetto. Luminosità, mettiamola 85. Dobbiamo vederci. Gioca da solo. E si parte con l'avventura. I capitoli della serie continuano, che cosa? Che non ho ancora iniziato. I capitoli della serie The Dark Anthology sono il primo che è uscito, se ricordo bene, era Men of Medan, che è uscito dopo Until Dawn, che non fa parte minimamente della serie, è del tutto a parte. E il secondo era Little Hope. Adesso noi vedremo House of Ashes, che è l'ultimo. Impegnativo letale, facciamo impegnativo, dai. Tanto, vuol dire che dovrò premere ancora più in fretta i tasti. The Dark Anthology vedrà l'avventura di un gruppo di soldati dispersi nel deserto che entrerà in un tempio, diciamo, maledetto e dovrà combattere per la vita contro delle creature che li perseguitano. È un gioco, dicono in molti, molto interessante, molto divertente. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Osea, ottava, settima. Ogni scelta ha una conseguenza. In ogni gioco di Dark Anthology inizia così, ogni scelta ha una conseguenza. Ed è vero. Alcune decisioni salvano la vita. Ti sei dimenticato uno spazio tra decisioni e salvano. Altre conducono alla morte. Bello, il corvo vicino al teschio. Però non so se ci sono veramente i corvi nel deserto. Scegli attentamente. Ed è quello che farò. È quello che farò, buon uomo. Sapete che ho sempre pensato che la cavità oculare fosse cava? Nel senso che tra il nervo ottico e il cervello non ci fosse quella parte di teschio, di calcio. Oddio. E immaginavo dallo scarafaggio che fosse amputata questa cabeza. Che è sta roba? Ah, qualche perversione. Accadde. Una città accadica. Ovviamente. L'avrete immaginato anche voi dal nome. Oddio. Ah, anche lui sta per fare questa fine. Però suppongo che è un personaggio importante che si libererà. Spero che si libererà. Non voglio morire! Silenzio! E chi è che vuole morire, Frank? Il tuo parlare è inutile qui. Il nostro re pretende un tributo di sangue. Mm-hmm. Il tuo sacrificio infrangerà la maledizione. Quale maledizione? Generale Black. Perdono, immagino, signore. Il re richiede la vostra presenza. Gli dei ti arridono. Per ora. Parla molto antico. Riportalo in cella. Non so neanche se è un linguaggio. Parla molto antico. Sei fortunato, Guteo. Fortuna? Guteo. No. Non ce n'è per questi cani. Che razzista. Solo perché di colore. Comunque stavo dicendo. Generale, dovremmo andar via da qui. Perché? La sua follia minaccia di ingoiare anche noi. Mm. Questa è la maledizione di cui parlo. Morirei in questa dimora nefasta, piuttosto che cedere a morbo e carestia. Agli ordini, capitano. Quindi, stiamo parlando degli anni in cui l'impero accadico stava andando in declino. Per questo sta parlando di morte e carestia. Perché se qualcuno di voi ricorda la storia, è così che è caduto l'impero accadico. Io lo so, ragazza. Io vedo ogni cosa. Proprio razzista, eh? Solo perché guardati è nera. Intorno. Questa sala non basta a ripagare i miei errori? No. E gli dei non si beano della sua gloria? Arrivano i Gutei, generale. Mm. Il dio Luna ha inviato un esercito contro di noi. Raduno immediatamente le truppe. Bene. Delle strane credenze. Dai sotterranei? Abbiamo centinaia di prigionieri, mio re. Per i sacrifici serve tempo. Oh, Gesù. Il tempo ormai ci sfugge tra le dita. Fa nulla. Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati. Il sacrificio verrà compiuto. Quindi suppongo che questa maledizione di cui parlano con lei ci seguirà tra 4.000 anni. Dimmi, generale.
al nostro plotone. Per caso ti ricorda qualcuno? Chi mi dovrebbe ricordare? Non cogli una lieve somiglianza con tua figlia? Ma che ne so io come, che aspetto ha sua figlia? 18. Che ne so io? Lei quanti 18. Ne ha? Questo morbo è stato una sciagura. Che intendi dire? Uccidila. Quindi devo scegliere se ucciderla o meno. Il tempo sta scattando, quindi io sono un soldato del re. Suppongo che se non la uccido farò una brutta... Che vediamo? Riluttanza, facciamo Yuri. I buoni. Non sarebbe più saggio tenerla in vita? Come sacrificio? È una spia nemica. Può svelare i piani dei Gutei. Vero? No. Ogni singola goccia di sangue ci avvicina alla salvezza. Lei deve morire. Ma perché non ti sacrifichi tu per la squadra? Quadrato! Combattimento! Questo sono quick action events in cui dovevo premere in tempo, sennò faccio una brutta fine. Qua non credo di fare una brutta fine, però devo premere in tempo. Ma povera! Ma poverina! Resterà paraplegica dopo una caduta così. E invece no, si sta ancora muovendo. Oddio, devo mirare? Mi sa di sì. Adios, amica! Un soldato deve seguire i suoi ordini. Non saresti dovuto scappare. Guarda che non era una dimostrazione circense, L'ho ucciso solo perché erano i tuoi ordini. Povera. Era veramente sua figlia. Ora me lo sto chiedendo. Era veramente sua figlia. E se non avessi lanciato la lancia, che sarebbe successo? Oppure se avessi mancato il bersaglio? Ok, quella è una lama per decapitazioni. Una mezzaluna da decapitazione. Beh, è un po' più difficile di così da infilare nella fondina, però... Ah, Gesù. Ma un po' di rispetto per questo corpo, porca miseria. Poveretta. Beh, questo video non sarà adatto ai minori, suppongo. Cercate di segnalarlo il meno possibile, non voglio che si metta il controllo dell'età. Cioè, è solo un gioco, ragazzi. In realtà è 18 più, però... Vorrei evitare il controllo dell'età. Oh! Il Guteo! Si sta liberando! Sapevo che era un personaggio importante. Sì, ma pure tu che ti fai strangolare così, mannaggia te. Sei liberato? Prendilo per una zanna. Ah, bravo, bravo, è quello che avrei fatto anch'io. Ah! Ah! Non devo prendere niente. Oh! In realtà non è un colpo mortale quello sotto la mascella, perché non sfiora nessun organo vitale. Fa male, fa dissanguare molto in fretta, ma non è un colpo mortale, come mostra molto spesso nei giochi. Ovvio, alla tempia è letale, ma lì sotto il palato dubito che arrivi fino al cervello. E anche se ci arriva, la morte non è così istantanea. Però, ovviamente per motivi di videogaming, lasciamo così. Uno strano tempio, oddio, è davvero uno strano tempio. Se prima credevo che fosse strano, ora ne sono ancora più convinto che è strano. Che è sta roba? Quanti schiavi ci sono voluti per costruire sta roba? Ok, quelli cosa sono? Un esercito? Sì, immaginavo. Ah, tu sei in prima linea, Frank. Cos'è? Adesso scalierà una maledizione contro... Immagino, ok, forse lui utilizza il sacrificio per scagliare la maledizione contro l'esercito nemico che li sta attaccando. Poi la maledizione finisce fuori controllo e si ribalta contro di loro, diciamo. Cioè, è una cosa razzista da dire, ma ok, sono persone di colore, ma sembrano più degli Smeagol così contro l'ombra. Sembrano proprio dei mostri di ombra. Razzismo a parte, sono del tutto neutrale. Ok, tanta gente che muore. Anche i nostri, Akkadi muoiono. Akkadi era la capitale akkadica, mi pare. Adesso si trova tipo in Iraq, se non sbaglio. Cioè, adesso sarebbe l'Iraq, non è che si trova in Iraq. Adesso sarebbe l'Iraq. Oh, quindi tutta la guerra risveglia una bestia nel sottosuolo. Una bestia gigante, suppongo, un leviatano, che cosa risveglierebbe? Sei troppo lento, questa non è una fuga, questa è una camminata verso la libertà, non è una fuga. Per definizione, Dei, proprio. Datemi la forza. Di fare? Di fare che cosa?
Cioè, tu veramente volevi fare carica uno contro 10, 15 guardie per uccidere il re? Oh sì. Il re ha scagliato la maledizione, si vede, e quella bestia si è risvegliata e alla fine si è ritorta contro di loro. Li ha uccisi tutti. Perché quella è una morte di sicuro non da... Oh, eccolo qui! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aia. Beh, quella lancia non so se quanto reggerà a lungo. Guteo, guarda che ti conviene per la tua stessa salute non uccidere quell'accadico. Ah, ma è quello lì che stavo per ucciderlo prima. Allora sì, forse le emozioni potrebbero prendere un po' la meglio. No, fermo. Oddio mio. Che mostro. Ah. Ora capisci perché sta cercando di tenere la porta bloccata. Aiutami, Guteo. Mettete una spada, no? Con la spada siamo che sta accadendo? Che avete fatto a Cadici per scatenare tale potere? Siamo maledetti. Il nostro re ci ha condannati. Credevamo voi, demoni. Ci sbagliavamo. Siete veramente razzisti. Il re ha vuotato il tempio a Nippur e ha eretto questo per chiedere perdono. Ma gli dei non ascoltano. Forse perché non sono dei. In questo momento anche lui tace. L'hanno un po' sbudellato, vedo. Neppure la morte di mia figlia mi ha aperto gli occhi. Ho seguito un folle. Era sua figlia! Oddio. Faccio la sua rovina, non ci investa. Ma anche tu, hai decapitato tua figlia a sangue freddo, non ti vergogni? È il vostro tempio! Cosa facciamo? C'è una via d'uscita nelle catacombe. C'è perché dovrei fidarmi di te? Hai scelta. Non hai scelta. Ecco. Arcadico! Aspetta! Arcadico! Ti prego! Quei sandali. Vabbè, non è che mi aspetto le sneakers lì, le Jordan. Però voglio dire, molto meglio scalzi. Le infradito ti sfuggono tra le dita, poi devi tornare a recuperarle. Scappare da un mostro in infradito sarebbe il mio incubo peggiore. Preferirei correre sulla ghiaia a piedi nudi. L'adrenalina farebbe tutto il resto. Non sentirei neanche il dolore. Ah ah. Perché ho l'impressione che alla fine ci rinchiuderemo solo di più nelle, cioè, come una sardina in scatola. Devo premere il cerchio 80 volte. Ah. Perché le porte le dovete fare così pesanti, ragazzi? Non potete, non so, magari anche non mettere le porte, oppure mettere un telo, qualcosa di più comodo, no? Seguimi. Poi senza maniglie, c'è così. Un'uscita in questa tomba. Se devi aprirla dall'interno, come fai? Sì. Per i costruttori alla fine. Ci sono un po' troppe mosche. Vieni. In giro. Mi fa pensare che qui sono per dei cadaveri, ecco. Oh oh. Oh oh. Come ha fatto ad entrare? Cioè, voglio dire, stavo scappando via. Come ha fatto ad entrare? Spiegami un po'. Oh, devo trattenere il respiro premendo X in accordo col battito. Tuk tuk. Molto meglio che Until Dawn, dove non bisogna muoversi, perché lì veramente non ti muovi, ma ti muovi lo stesso, quanto pare. Tuk tuk. Tuk tuk. Ho un gioco abbastanza stupidino, però. Fa parte della meccanica del gioco, quindi non posso dire niente. A questi giochi si gioca più per l'avventura che per il gameplay, le meccaniche di gameplay. Diciamo che queste cose servono solo per tenere l'attenzione sul gioco. Per non distrarti. Non era un topo. No, no, sono non ti... topo. Non era un topo. Ho visto l'ombra, non era un topo. Tutte queste morti. Per nulla. Bah. Sono morti in vano. Per un re folle. R2 per raccogliere gli oggetti e R per esaminare. Quindi se lo giro così... Oi, oi, oi. Mi ha spaventato più il suono che lo scarafaggio. Scarabeo. Non era uno scarafaggio, era uno scarabeo. È molto di... Oh, mi posso muovere, mi piace così. Oh, che libertà di movimento. Quindi che devo fare? Usa R per orientare le fonti di luce. Oh, interessante. Mi piace. Mi piace. È tipo The Quarry comunque.
Anche se The Quarry era un po' più avanti. Esamina. Cos'è sta roba? Ah, è un memento di morte. Vedrò quali errori mi... Premonizione. Vedrò a cosa mi portano le mie scelte. Ho visto qualcosa uscire dal pozzo. Sembrava una specie di Samantha tarocca. Che devo fare io adesso? Oh! C'è qualcosa da esaminare qui. No, forse devo andare a quella porta, è vero. È da lì che stavo arrivando. Ci siamo maledetti con le nostre mani. Devo guardarmi intorno? Perché il tuo re ha razziato il tempio? È la stessa storia che si ripete. Per l'oro, la gloria, per avidità. Mi hai detto che c'è un indizio, però sto muovendo e non mi stai trovando niente. Quel quadro non mi cosa, sto sbagliando io qualcosa? No, evidentemente no. Vabbò. Andiamocene. Non si può correre con L1, con R1 come nell'altro gioco. Premonizione l'ho già guardata. Sì, è di qua che devo andare. Quindi vieni. Adesso teoricamente cos'è? Aiutami. Cosa succede? Qui. Uscirà il mostro dal pozzo? Spingi! Spingi, Guteo! Spingi! È un corridoio un po' proprio brutto. Ah, un bel serpentone che hai lì. Sì, era un doppio gioco. Era un doppio senso. Qui è gioco. Era un doppio prima senso. Prima tu! Ancora, che dai pure gli ordini. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Guarda che ti avrei potuto accoltellare quando ti ho disarmato. Cos'è l'oggetto che hai al collo? Sarà un portafortuna. La storia di Gutium. Voi Accadici avete lottato per distruggere il nostro popolo. Ma ricorda bene, la nostra storia è appena iniziata. Bah. Come possiamo uscire vivi da qui? Bah. Preoccupati per te, noi aiutiamoci a vicenda. Il nemico del mio nemico. È mio amico. È mio amico. Bravo ragazzo. Aiutiamoci. Magari chiudete la porta dietro. Non so, così non mi seguono. Aspetta, queste porte si aprono con un peto, si aprono. Ma più o meno, definisci speranza. Io ho l'impressione che ci stiamo solo rinchiudendo ancora più in trappola. Cos'è stato? Non mi pare di risalire, ma mi pare di scendere sempre di più. Spero che tu abbia ragione che sia un passaggio segreto, perché qui non vedo nessun oggetto da raccogliere, né niente con cui interagire, quindi teoricamente... Devo solo aprire la porta, suppongo. No, non vedo niente. Sì, apriamo la porta e basta. Vieni qui, Guteo, aiutami. Ehi, qui. Oh oh. Oh oh. Non dire che la torcia si è spenta? Non è stata una folata d'aria. Vi dico io che non è stato un colpo d'aria. Non so. Ah, ecco, immaginavo. Ma che è? Lo Slenderman? Un Wendigo? Cosa c'è qui? Le unghie. Quelle unghie non sono per niente adatte a grattare la carne umana. A grattare la mia schiena, intendo. Ah! Corri! Immaginavo che sarebbero rinchiusi solo di più in trappola. Chiudi quella. Perché non hai rinchiuso quella porta? Ah, non ce lo mostra. Tengono il mistero fino alla fine, praticamente. Mostrami questo mostro! Lo so. Lo so. Accadico! Sei molto calmo, eh. Vai. Non c'è scampo. Dici? Restare uniti è l'unica speranza. Io me. No. Se fuggiamo entrambi, moriremo in due. Esatto. Pronto a combattere? Combatti e tradisci. No, combatti. Non sono un traditore. Moriremo insieme, Guteo. Beh, sì. Immaginavo. Immaginavo che un essere umano non sarebbe mai riuscito a fare del male. No, no, ma proprio schiva la Bruce Lee. E tu pure ti becchi un calcio e ti faccio cadere la spada? Ti vergogni? Mi mostri questo mostro. A quanto pare la sua pelliccia è di pietra. Sì, sembrerebbe fatta di pietra. Ah no, l'ho affondato. È ancora vivo. Oh, oh, no, l'ho premuto! Dai che l'ho premuto, sei suino, sei. Quadrato! Oh, grandissimo, grandissimo. L'abbiamo scacciato? L'abbiamo scacciato? Qual è morto? Oh, ma ti sei beccato un calcio. Cos'è? Ti ha fatto sanguinare un polmone. Emorragia interna per un calcio? Ok, lui è morto. Già. Accadico! Dovresti aiutare il tuo amico. Dove è finito il nemico del mio nemico, mio amico? Hai lasciato il tuo amico? Però me lo sto scampando. Corri, ragazzo, corri! Oh!
più di uno. Ho capito, ce n'è più di uno. Questo non me la sarei aspettato. Questa è l'introduzione di ogni Dark Anthology. Un bel quadro. Won't you stay me over till another day? Won't you stay you well to the be? Non so che cosa dica, non ho capito in realtà. Lui è sempre figo quando entra. Ha uno stile poi con la bombetta. Il capo delle arance meccaniche praticamente. Quindi? Oh, i quadri si muovono, incredibile. Cosa sono? Del 2023? Ah, non è vero, sono nel 2023, non è successo niente, non so neanche più cosa c'è. Non ho ancora capito se è un psicologo o qualcosa. Ethan Hawke e gli altri ci ho giocato a questa domanda. Non ho capito se era un psicologo o un contastore. Non si capisce negli altri due giochi. Magari qui si capisce qualcosa. O magari nel quarto ci spiegano chi è questo tipo. Comunque diciamo che è un critico delle nostre scelte. Lui ogni volta ci dice che noi siamo artefici della nostra storia e quindi prende una storia a caso dalla sua libreria e ce la legge davanti a noi. E noi, a seconda della scelta che prendiamo, cambieremo il finale della storia. E lui, diciamo, ogni tanto interverrà dicendoci: ehi, cretino, sono morte 4 persone, sei proprio scarso. Tra l'altro il finale di Telop è uno dei miei preferiti di tutti i videogiochi. Fatemi sapere qual è il vostro, perché a mio parere Little Hope, come è finito veramente, mi ha lasciato bocca aperta. Ditemi qual è il vostro finale preferito invece. Sei in bilico sopra l'orlo di un abisso. La tua sopravvivenza dipenderà dalle tue scelte. La volontà è una bussola che guida nei recessi dell'ignoto. Troverai la via per la salvezza o ti perderai nelle tenebre per sempre. Chissà. Non voglio mentire. Il futuro riserva decisioni difficili. Decisioni che influiranno sulle vite altrui. Gli esiti di queste scelte saranno chiari col tempo. Ah, bene. Ma guarda chi si rivede. Sarai impaziente di iniziare. Allora, sì, non esitiamo. Hai detto guarda che si rivede perché... Io sono il curatore, il custode dei racconti. Il mio compito è tenere traccia di tutto ciò che accade, delle scelte compiute e degli errori commessi. Ok. Questo è il mio personale archivio. Beh, ci sono tante storie da raccontare, eh? Dicevo, lui mi ha fatto guarda chi si rivede perché mai raccontate. Ha rilevato storie dei salvataggi degli altri giochi di lealtà e tradimenti, vita e morte. Degli altri giochi di The Dark Anthology. Devi capire che non sono qui per aiutarti. E cosa sei qui a fare? Non disdegno le eccezioni alla regola. Ok. Tanto. Ok. Sì, ogni tanto ci chiede se... Scendere da soli nell'abisso è un atto di estremo coraggio. O estrema follia. Tutte e due. Un misto di tutte e due, in realtà. Ma alcuni animi nascondono sorprese. Boh, è finito col mistero. Ti permetto di dare un breve consiglio. Vai. Nel corso della storia appariranno particolari immagini. Immagini che alludono a un possibile esito. È fondamentale comprendere il loro significato. Potrebbero evocare un futuro da evitare o da abbracciare. Ma ahimè, le sabbie del tempo si sono esaurite. Ti aspetterò per celebrare. Cosa c'entra Prince of Persia? O i fallimenti. Ok. Ciao bello. Dicevo, lui ogni tanto si presenterà e ci chiederà se vogliamo accettare il suo aiuto. Esatto, in Iraq. Quindi in Iraq sicuramente andremo in quella zona lì dove c'è il tempo, sono sicuro al 100%. Esercito. Appunto, la trama parla di questo, di questo plotone che dovrà combattere contro delle strane creature. Cosa
Jason Kolchek, primo tenente forze di ricognizione USMC. Fiducia. Signore. Tolleranza. Viaggiato bene? Al lattosio. Eric King, tenente colonnello USA, frazionalità in sicurezza. Non del tutto. Oh, signore insicuro. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Ah. Sei insicuro? Allora, se è una persona insicura, scusa per l'anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo, tenente. Ma il tempo stringe. Certo, colonnello. Facciamoli educati. I tecnici attendono il suo briefing. Non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Vai. Leggi questo. Chi è quella dietro? E mangia come una capra quel Cicles. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? Chi sei? Lucidità, lei è la mia assistente, non facciamo gli stronzi. La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Solo perché indosso Kolchek. Degli occhiali non devo fare lo Primo stronzo. Primo tenente Kolchek. Ciao Kolchek. Bene. Cos'ha scritto sul cappello? Riunioni? Cos'ha scritto sul cappello? Non sono riuscito, non riesco a vedere. Bene. Oh. Ah, qui qualcuno si sta divertendo. Un guteo, suppongo. Che c'è? Magari per il colore della pelle cercheranno un collegamento tra lui e l'antichità dei gutei, non lo so, cosa che mi immagino io. Nick Ray, non ho letto l'altro, come si chiama? Sergente forse di ricognizione, giustificazione o romanticismo? Potrebbe essere la nostra ultima volta. Cioccolatino e romantico. Per gli sparatori al checkpoint ero distrutto. Ah. Nelle ultime settimane tu mi hai dato forza. Ok. Non so dove sarei senza di te. Quindi è bastato scopare per riprenderti da quel checkpoint? Interessante. È uno strano animo. Il colonnello King Nick. È arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Colonnello King è arrivato. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito? Suo marito? Come rivestiti? È in canottiera, non è mica nudo. Ehi, Rachel. Hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Mm. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. Non ha la faccia di qualcuno che ha voglia di dire la verità. Troverò un modo per dirglielo oppure riluttanza. Facciamo una pausa. Io sono per la fedeltà. Prendiamoci una pausa. Anche se ormai ha tradito, io direi proprio meglio la fedeltà. Tutto qui. Quindi cosa? Ci fermiamo? Faremo così? Responsabilità aumentata. È esattamente ciò che faremo. È arrivato mio marito. Santo cielo, Nick, cos'altro dovremmo fare? D'ora in avanti proveremo a tenere le distanze. Sembra un ordine, signora. Ai. D'accordo. Cuore spezzato. Capito. Buono. Sei stato meno aggressivo di quanto mi sarei aspettato. Però in fondo è un romanticone, quindi andrà a sfogarsi da un'altra parte. A picchiare un sacco, a fare 10 flessioni, chissà. US Marines. L'accendino tornerà utile, da come lo guardo tornerà utile prima o poi, ve lo garantisco. Gli oggetti chiave li mostrano sempre in primo piano, sempre. È un cimelio, un ricordo, qualcosa, ma tornerà utile. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Servono più domestiche. Qualche settimana fa Saddam se la spassava qui. Ah. Gozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Non sarebbe contento, diciamo. Abbiamo la CIA, spostati nella sala riunioni. L'esercito, i marine, la DIA, l'aeronautica. Antidroga non pure. Non proprio nessuno. Tutti vogliono fare la storia. Benedetta. Interessante. America. Qui? Qualcosa da vedere? Per ora non c'è niente da vedere, facciamo così. Terminiamo l'episodio qui per ora, gente. Grazie per avermi guardato fin qui. Ci rivedremo nella prossima puntata di The Dark Anthology House of Ashes. Quindi grazie per avermi guardato fin qui. Vi auguro una bellissima serata e... bella!